1000 iscritti, non posso crederci. Siete già arrivati a 1000, sono contentissimo, per me è un grande risultato. Qualcun altro potrà dire che in un anno 1000 iscritti è pochissimo. Adesso vado a prendere il mio Phantom, è qui con me, e iniziamo questo breve tutorial di riepilogo, di riassunto su come usare un drone. Vado a prenderlo. Eccolo qui, lo vedete, Phantom 4, compagno di 1000 avventure. Ho preso il Phantom in questa zona dove possiamo volare perché siamo fuori dal centro abitato e siamo fuori da CTR e a TZ ovviamente. Si vede bene, quindi faremo un overing nelle posizioni, nei quattro lati, diciamo, di orientamento che il drone può avere rispetto alla propria prua, e il Phantom si vede meglio come fare i primi comandi del drone. Phantom con le eliche montate, radiocomando, quantomeno come cosa banale può sembrare, ma vi assicuro che è utile che le eliche girino banalmente. Si infila qualcosa dentro il motorino brushless che puff cade giù per terra, o peggio ancora va addosso a delle persone. Prima va acceso il radiocomando, solo dopo si accende il drone. Metto il drone per terra, prendo la GoPro e accendiamo il drone. Accendiamo il radiocomando tenendo premuto come sempre con DJI. Ricordiamoci anche delle antenne, è importante anche orientare bene le antenne, farà il gimbal, farà il suo settaggio, lo vedete. Aspettiamo che si allineino, la lucina verde mi sta dicendo che i due stanno dialogando fra di loro, si portano le due leve verso l'esterno. Questo è in modo 2, a sinistra quello che è il motore, la leva verso alto e verso il basso, il drone si alza e si abbassa, quindi è il motore sostanzialmente, quindi aumenta la potenza di rotazione delle eliche. A destra e a sinistra esegue quello che si chiama la rotazione sull'asse centrale del drone, lo yaw. Se io aumento la leva, aumenta la velocità, se io la sposto appena di poco, chiaramente la velocità di rotazione è minore. Piano, questa è la prima cosa che vi insegno col drone: non partite in quarta, ne perdete il controllo in un minuto, poi è un disastro. Partite vicino a voi con piccoli tocchi, vedete? Adesso lo facendo alzare lentamente, mi rendo conto che se aumento la leva lui si alza più velocemente, io e il motore allo stesso tempo. Quindi ora faccio scendere e mi diverto a farlo salire dandogli anche una rotazione, vedete? Gli sto dando tutte e due le componenti, sempre piano, eh? Ecco, queste sono le prime cose che vi consiglio di fare, cioè prendete confidenza con i comandi. Sto salendo e ruotando sull'asse destro del drone, adesso scendo e ruoto sull'asse sinistro del drone. Le luci verdi rappresentano quella che è la poppa, quindi il dietro del drone, le rosse la prua. Questo è quello che si chiama il pitch, cioè sostanzialmente manda il drone avanti e indietro, eh? Lo alzo leggermente, quindi se io tocco appena in avanti il drone mi va in avanti, se tocco appena indietro il drone viene indietro. L'ultimo che ci manca movimento è quello destro e sinistro, e questo è il roll, cioè l'imbardata laterale sostanzialmente, quindi il drone si sposta sulla perpendicolare disegnata fra la prua e la poppa che il drone rappresenta, quindi è uno spostamento laterale. Mentre questa è una rotazione sul proprio asse, che era lo yaw, vedete? Questo qui è uno spostamento laterale. Capire come è orientato il drone e che componenti questi movimenti hanno sull'andamento del drone è lo scopo dei primi voli. In sicurezza, vicino 10 metri. Abbiamo visto quindi questo roll destro, roll sinistro. Fin qui è facile, diciamo, perché il drone va esattamente dove deve andare in maniera corrispondente al movimento dei miei joystick. Quindi se vado avanti va avanti, dietro va dietro, destra va destra, sinistra va a sinistra. E cosa succede se io do yaw? Quindi mi ruoto il drone, in questo caso verso il suo asse destro, e naturalmente a questo punto se io mando in avanti, faccio quindi pitch, il drone non va più in avanti come è il movimento del mio joystick, quindi non c'è più simmetria fra il movimento del joystick e il movimento del drone. Ecco la difficoltà del drone, alla fine, volendolo banalizzare come concetto, la difficoltà di utilizzare il drone principalmente è questo, e chiaramente in questo caso io non ho più una corrispondenza fra il movimento del joystick e il movimento del drone.